parabola del fico sterile rappresenta la storia della nostra vita. Anche noi, incapaci di dare frutti buoni, eravamo a rischio di essere tagliati fuori dal regno di Dio. Gesù si è interposto fra noi e l'ira di Dio e ci ha salvato donando la propria vita in cambio della nostra. Davanti al dono della vita di Gesù, quale deve essere la nostra risposta? Cambiare la nostra vita e iniziare a dare frutto. Oggi siamo invitati a essere radicali nel nostro vissuto quotidiano. Non possiamo restare fermi, piangendoci addosso per le nostre debolezze. Meglio fare il bene qui ed ora, per quanto possibile. Il resto lo farà Dio. Cosa devi fare per dare davvero frutto? Cosa devi convertire del tuo